Sabato 30 novembre si festeggia Sant'Andrea Apostolo e San Duccio. Ariete, finalmente un po' di tranquillità, che però non vuol dire monotonia. Il trigono del Sole e Urano nel segno movimenta piacevolmente la giornata. Il lavoro e la vita sociale non vi lasciano il tempo di annoiarvi. Questo per voi è fondamentale. Toro, un improvviso cedimento sull'umore e della stabilità emotiva può complicare la giornata, soprattutto nella gestione dei rapporti e degli incontri. In calo il rendimento sul lavoro, provate ad inventarvi qualcosa per guadagnare tempo. Gemelli, avete bisogno di cambiare prospettiva, guardate i problemi dall'alto se volete risolverli. Se vi ci infilate in mezzo rischiate di rimanere avvinghiati. Inoltre ricordate che le energie non sono un pozzo senza fondo, soprattutto con Marte contrario. Cancro, anche se vi capita di avere delle incertezze sul rapporto che vi lega con il partner, oggi potete chiuderle fuori dalla porta e godervi un sabato di intimità. Il trigono d'acqua scambiato tra la Luna e Nettuno vi ispira dolci e sensuali fantasie. Leone, a parare i colpi della quadratura lunare interviene il magnifico trigono di fuoco del Sole a Urano, pronto a garantirvi un sabato ricco di novità. Occasioni estemporanee, piacevoli, fortunate, sempre che teniate sotto controllo il nervosismo. Vergine, un bel aspetto tra la Luna e Plutone vi offre la possibilità di agire distinto di fronte alle situazioni, trovando sempre la via migliore. Generosi e disponibili sentirete il desiderio di condividere intimità e aspirazioni con chi vi è accanto. Bilancia. Sentimenti tenuti a freno, senza amore vi sentite dimezzati. Tuttavia, per ora preferite stare in osservazione onde evitare un altro passo falso. Intriganti le amicizie, movimentate da interessi comuni come cinema, ballo e iniziative culturali. Scorpione, come sempre, l'intento è quello di riuscire ad avere tutto sotto controllo, perciò fate e disfate a getto continuo. Razionalità e intuito sono con voi. Weekend ideale per gite e spostamenti culturalmente appaganti e anche piacevolmente divertenti. Sagittario, la fase attuale è lontana mille miglia dalle vostre entusiastiche aspettative, ma oggi l'arrivo di qualche novità contribuirà a vivacizzare l'atmosfera. Sabato sera un po' goliardico in compagnia degli amici, la vostra simpatia miete conquiste in società. Capricorno, una giornata davvero speciale con la Luna in Scorpione che illumina Plutone nel segno. Occasioni importanti da cogliere al volo. La serata sarà allietata da un evento piacevole, forse la visita di un amico che non vedete da tempo. Acquario, un lunare turbamento vi provoca un disagio dietro l'altro. La cosa migliore da fare sarebbe aggirare gli imprevisti senza intestardirsi. Purtroppo, però, in quanto a caparbietà non siete secondi a nessuno e non accettate consigli. Pesci, da vera amica, la Luna oggi vi dà una mano mettendo in luce i lati migliori del vostro carattere, sensibilità, dolcezza e creatività. Un senso di ritrovato benessere andrà sempre più incrementandosi nel corso del weekend.